serpenti velenosi e draghi di Komodo, gas vulcanici e residui radioattivi. Forse da lontano questi luoghi sembrano dei piccoli paradisi, ma se ti ci addentri, troverai l'inferno in terra. Se dovessi scegliere quali di questi visitare, sappi che ce n'è uno infestato proprio in Italia. Ecco come sopravvivere sulle isole più pericolose del mondo. 10. L'isola di Ram Ri, Myanmar. Durante la Seconda Guerra Mondiale, centinaia di soldati giapponesi furono costretti a restare su quest'isola dalle forze armate britanniche. Durante la loro permanenza, furono assaliti da una gigantesca popolazione di coccodrilli marini. Se ti rechi sull'isola di Ram Ri, stai lontano dalle paludi o potrebbe toccarti lo stesso destino. 9. Miyakijima, Giappone. Conosciuta come l'isola delle maschere antigas, quest'isola si trova a circa 100 km a sud di Tokyo. Le acque che la circondano sono note per le frequenti sparizioni dei vascelli che le solcano. Inoltre, nel giugno del 2000, il vulcano dell'isola eruttò e la ricoprì di cenere e nubi di gas. Gli abitanti evacuarono e ne rimasero alla larga per ben 5 anni. Quando tornarono, furono costretti a indossare maschere antigas tutto il tempo. Ma non è finita qui. Da quando il vulcano è eruttato, nel gruppo di isole di cui Miyakijima fa parte, si sono verificati 17.500 terremoti. Se stai pensando a un viaggio sull'isola di Miyake, porta con te una maschera antigas e fai attenzione all'allarme che ti avvisa quando è il momento di usarla. 8. Isola Gruinard, Scozia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quest'isola conosciuta come Isola di Antrace è stata luogo di un test biologico condotto dal governo britannico. Gli esperimenti che hanno coinvolto l'antrace hanno ucciso centinaia di pecore e l'isola è stata messa in quarantena. In seguito è stata decontaminata con della formaldeide negli anni 80. Gruinard è stata dichiarata sicura nel 1990, ma al momento è usata solo come isola da pascolo per le pecore. Per sicurezza, se per caso finisci sull'isola, fai in modo che la tua pelle non tocchi il terreno e che questo non finisca nel tuo intestino. Se avverti dei dolori in tutto il corpo, se vomiti o ti manca il respiro, potrebbe trattarsi di avvelenamento da antrace. Se inizi ad avvertire questi sintomi, chiama subito i soccorsi. 7. Isola di Komodo, Indonesia. L'isola è calda, arida e coperta di arbusti, dietro i quali si cela una lucertola velenosa lunga 3 metri. Komodo è una delle 5 isole dove è possibile trovare, indovina un po', il drago di Komodo. Questi rettili sono in grado di mangiare fino all'80% del loro peso corporeo in un singolo pasto e non esiteranno a fare a pezzi qualsiasi cosa si trovino davanti, dalle carcasse ai bufali d'acqua. A volte anche gli umani. Se vuoi vederli con i tuoi occhi, assicurati di viaggiare in gruppo. Questi animali sono soliti puntare alle prede sole. Rimani su sentieri, evita di usare aromi e profumi intensi e assicurati di non star sanguinando. Queste lucertole hanno un olfatto molto sviluppato e fiuteranno il tuo sangue a chilometri di distanza. 6. Poveglia, Italia. Soprannominata l'isola dei fantasmi, il luogo è deserto e vanta la reputazione di uno dei posti più infestati d'Europa. Nel XIV secolo, le persone colpite dalla peste venivano trasportate sull'isola in quarantena. Solo poche di loro riuscivano a tornare a casa. I corpi che vennero bruciati sono circa 160.000. Secondo la leggenda, oltre il 50% del terreno dell'isola è composto da ceneri umane. Nel 1922 venne costruito un ospedale psichiatrico e si iniziò a vociferare che i pazienti fossero usati come cavie per alcuni esperimenti. L'isola fu abbandonata nel 1968, quando l'ospedale venne chiuso definitivamente. Oggi c'è bisogno di un'autorizzazione del Comune di Venezia per visitare Poveglia. Se ti trovi sull'isola, evita di entrare negli edifici, perché molti di essi non sono sicuri e potresti rimanere in trappola. E poiché solo in pochi possono visitarla, i soccorsi non sarebbero immediati. Chissà, potresti averne bisogno se l'isola fosse davvero infestata. 5. Isole Farallon, Stati Uniti. Posizionata vicino a San Francisco, quest'area veniva usata come discarica di residui radioattivi tra il 1946 e il 1970. Queste isole sono casa di una grossa popolazione di topi e di elefanti marini, i quali attirano i grandi squali bianchi. Le isole Farallon sono state chiuse al pubblico nel 1969 e al loro interno risiede la più grande colonia di gabbiani degli Stati Uniti. Se riesci a raggiungere l'isola, resta lontano dalle foche.
possono essere aggressive e anche loro vengono seguite da squali affamati. Il modo più sicuro di goderti la fauna dell'isola è prenotare una visita guidata in barca. 4. Isola di North Sentinel, India. Questa misteriosa isola è dimora di uno dei gruppi di indigeni rimasto isolato dal resto del mondo. Questi cacciatori raccoglitori vivono in capanne e sono armati di lance, coltelli e frecce. Sono estremamente ostili agli stranieri e attaccano chiunque metta piede sulla loro isola. Sconsigliamo vivamente di visitare North Sentinel, ma se dovessi andarci, ricorda di avvicinarti alla costa con cautela. Gli isolani potrebbero essere nascosti in attesa di attaccarti per difendere il territorio. E ricorda che sono armati di lance da tirare a distanza. Se sulla tua barca hai frutta o ornamenti, offrili loro in regalo, ma non aspettarti niente in cambio. Qualsiasi cosa tu faccia, non toccarli mai. Potrebbe essere l'ultima cosa che fai. Ricorda che il loro sistema immunitario non è in grado di combattere molti dei virus che vengono dall'esterno, quindi metteresti in pericolo anche loro. 3. Isola dei Serpenti, Brasile. Quest'isola si trova a circa 33 km dalla costa brasiliana ed è piena di pericoli. Si stima che in alcune aree non riusciresti a fare più di 2 passi senza incontrare un serpente. Tra questi ci sono circa 4.000 vipere chiamate ferro di lancia dorato, ovvero i serpenti più velenosi e letali sul pianeta. Il loro veleno si è evoluto nel tempo per uccidere le prede più velocemente. Dopo un solo morso, la tua pelle va in putrefazione e c'è il rischio di morte. L'isola è chiusa ai visitatori. Soltanto gruppi di ricerca e membri della Marina brasiliana possono visitarla e devono comunque portare con loro un medico in caso qualcuno venga morso. 2. Saba, Antille Olandesi. Questa deliziosa isola nei Caraibi è l'ultimo posto in cui vorresti trovarti durante la stagione degli uragani. Si sono verificate 15 tempeste di categoria 3 e 7 tempeste di categoria 5 negli ultimi 150 anni. La stagione degli uragani più intensa è fra la metà di agosto e gli inizi di ottobre, ma per sicurezza stai alla larga dall'isola anche fra giugno e novembre. Se ti trovi a Saba nel bel mezzo di un uragano, ti saranno utili torce, provviste e radio con batterie extra. Chiudi a chiave tutte le porte e sbarra le finestre. Aspetta il via libera delle autorità prima di uscire all'esterno. 1. Isola La Riunione, Francia. Situata nell'Oceano Indiano, questo territorio francese è ricco di bellissime cascate, dell'ottimo rum e migliaia di squali. Sono morte 11 persone, mentre 8 sono state ferite dall'attacco di squali dal 2011. Nel 2019, il 44enne Richard Martin Turner è stato ucciso mentre faceva snorkeling. Il suo corpo non è stato ritrovato, ma lo squalo che l'aveva attaccato è stato catturato e sottoposto a radiografia. Nel suo stomaco giaceva la mano di Turner, inclusa la sua fede nuziale al dito. Se vuoi tornare con le ossa intatte da una vacanza sulla Riunione, non nuotare e non fare snorkeling nelle aree proibite. Se proprio cerchi un'avventura acquatica, ne abbiamo una per te. Questa meravigliosa dolina marina in Egitto sembra perfetta. Assicurati solo di non seguire l'esempio delle 200 persone che non sono mai tornate dal Blue Hole. Scopri come raggiungere la superficie e salvarti qui. Su come sopravvivere.